Legittimo o no? Come una tempesta che inizia con piccole gocce, il campo dell'informazione è stato invaso da discussioni sulla legittimità del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Inizialmente queste domande sono state sollevate dai giornalisti, se possiamo chiamare così i propagandisti russi, durante i talk show televisivi. Successivamente la squadra di anonimi sui social media ha cominciato a farsi sentire e, infine, quando tutti i passaggi sono stati completati come da copione, è intervenuto Putin con la sua narrativa preparata. Ma perché proprio ora? Che relazione ha questo con la tregua di pace? Io sono Katia Nesterenko, iscrivetevi al mio canale YouTube. Queste domande le ho rivolte al politologo Volodymyr Fesenko durante la nostra intervista sul canale televisivo Freedom. Ora parleremo con il politologo Volodymyr Fesenko. Salve. La saluto. La saluto anch'io. Vorrei iniziare purtroppo da Kharkiv. Il numero delle vittime è già salito. Ci sono più di 40 persone ferite. C'è una reazione da parte del ministro degli esteri ceco, Jan Lipavsky. Lui ha esortato a non lasciarsi ingannare dalle favole sulla pace dopo l'attacco al centro commerciale di Kharkiv. Lui chiederà ai suoi colleghi al prossimo vertice della NATO a Praga di aumentare il sostegno all'Ucraina. Questa è la prima reazione. E quale, secondo lei, sarà la prossima reazione del mondo civile ai suggerimenti di Putin che sarebbe possibile parlare di qualche tregua? Ma di quale tipo di tregua? Qui noi vediamo non un desiderio di pace o una tregua, ma un'escalation di guerra, e non solo un'escalation di guerra attraverso l'espansione delle operazioni militari. Nella stessa regione di Kharkiv, questo è già accaduto a maggio, è stato aperto un nuovo fronte. I russi sono riusciti ad avanzare lì, ma nonostante questa è stata una dimostrazione di escalation di guerra. Quello che invece sta accadendo ora è il terrore contro i civili. Questo già è un'escalation di guerra terroristica. Quindi vediamo due realtà parallele. Questo dovrebbe essere compreso in Occidente perché sfortunatamente alcune agenzie di stampa mediatiche occidentali alla ricerca di uno scoop sono condotte, guidate, beccate sulla cosiddetta IPSO, operazione speciale psicologica informativa russa, quando spunta l'argomento del tipo pronti per i negoziati di pace. Ma in realtà Mosca, con questa retorica pacifica, nasconde l'escalation della guerra, e la reazione avrebbe dovuto essere anche prima, come a volte piace dire ai politici, ancora ieri. Il nostro presidente, ancora poche settimane fa, dopo che la Russia ha iniziato in modo quotidiano a bombardare Kharkiv, solo ora abbiamo 3 attentati al giorno, durante tutti e 3 gli attentati sono morte persone, ci sono tanti feriti. Poco fa c'è stato un colpo alla casa editrice, sempre con vittime. Ogni giorno ci sono attentati su Kharkiv, numerosi attacchi al giorno. Bisogna reagire. Il presidente Zelensky ha detto che Kharkiv ha bisogno di 2 sistemi di difesa aerea Patriot. Uno per coprire la città, l'altro per garantire la sicurezza per i nostri militari che respingono gli attacchi nel nord, perché in entrambi i luoghi la Russia ha un vantaggio aereo. Come attaccano Kharkiv? Questi non sono solo attacchi missilistici, ma attacchi con l'uso delle bombe aeree controllate. A proposito del tempo di volo, tempo d'arrivo, e di questo ha parlato lo stesso Putin, da Kharkov a Mosca, lui ha calcolato in quanti minuti un missile NATO potrebbe arrivare lì, anche se non c'erano missili NATO a Kharkiv. Invece ora vediamo che missili russi e bombe guidate volano da Belgorod e dalle regioni di Belgorod. Il tempo di volo è meno di un minuto. Purtroppo anche l'allarme aereo non ha il tempo di attivarsi e aiutare. E questo è il problema principale. Possono aiutare solo i potenti sistemi di difesa aerea ultramoderni. Questa dovrebbe essere la reazione non solo a parole ma nei fatti. La Germania ha reagito e ha annunciato la consegna all'Ucraina di un sistema di difesa Patriot. Ne abbiamo bisogno almeno di qualcuno in più, in realtà ne servono 1,5 dozzina. Tutto è calcolato. Cosa dobbiamo coprire? Le infrastrutture, le centrali elettriche e così via. Ma ora vediamo che la città viene semplicemente distrutta. I civili vengono uccisi, quindi dobbiamo reagire con la massima urgenza. Questa è la situazione, questa è la reazione. E bisogna reagire proprio agli attacchi terroristici contro la popolazione civile dell'Ucraina e non a questa falsa retorica sulla pace e sulla presunta disponibilità ad una tregua. Esatto, lo pseudopacifista ha trasmesso attraverso alcuni dei suoi vassali, se si può dire, proprio questo messaggio all'agenzia internazionale che si è diffusa nel mondo. Il mondo civile ci ha creduto, ma ora vediamo cosa sta succedendo. C'è la reazione del consigliere capo dell'ufficio del presidente dell'Ucraina, Mikhailo Podolyak.
Podolak, eccola. Il fine settimana, un attacco deliberato con una bomba aerea controllata su un enorme centro commerciale. Questa certamente è la notevole proposta di pace di Putin. Sicuramente bisogna negoziare su qualche argomento con la Russia, tra virgolette. Questa dichiarazione di Putin è stata accompagnata dalla sua visita a Minsk, dove c'è stato un incontro con Lukashenko. I due dittatori si sono incontrati in territorio neutrale. Beh, può ancora volare lì, lo fanno entrare. E proprio lì hanno iniziato a mettere in dubbio la legittimità del presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Ma quanto è legittimo Putin? Ma non solo Putin. Questa è la cosa più divertente e più triste allo stesso tempo, che potrebbe essere percepita con grande sarcasmo. Quando due dittatori illegittimi, tra i quali uno è illegittimo in assoluto, il quale non viene considerato come il presidente nella stragrande maggioranza dei paesi del mondo. Pochissimi paesi del mondo riconoscono Lukashenko dal 2020. In precedenza almeno chiudevano un occhio su qualcosa, ma dopo che ha soffocato le proteste della popolazione e si è nominato nuovamente presidente la Bielorussia, la maggior parte dei paesi del mondo, soprattutto in Europa, praticamente nessuno lo riconosce. Ma Lukashenko insegna chi può essere considerato legittimo, sebbene lui stesso sia illegittimo. La situazione di Putin è un po' diversa, ma anche quelli che lo riconoscono formalmente, politicamente, legalmente, anche se i contatti diretti con Putin i leader dei paesi occidentali non abbiano mantenuto dal 2021, almeno dalla fine della seconda metà del 2022. E come lei ha giustamente menzionato, un anno fa Putin ha ricevuto un mandato dal Tribunale internazionale, quindi Putin è ora una figura tossica. Lui viene riconosciuto come leader di un paese nucleare, ma la formulazione ufficiale è che lui non è un leader democraticamente eletto. E questi due dittatori stanno insegnando all'Ucraina chi considerare legittimo. Possiamo dire con certezza l'effetto sarà esattamente il contrario. Se allora Putin è contro Zelensky, penso che anche alcuni critici di Zelensky dopo questo diranno: se è così allora dobbiamo sostenere Zelensky, poiché Putin è contro Zelensky. E poi guardate ancora una volta quanto è cinica la falsa retorica. Da un lato sembra che Putin stia per la pace, e anche a Minsk ha parlato della sua disponibilità per i negoziati di pace, ma allo stesso tempo dice: io non sarò a negoziare con il presidente legittimo dell'Ucraina. Lascia che lo faccia qualcun altro. Vedete quanto è astuto, ingannevole, e non solo ingannevole, ma anche cinica posizione. In ucraino si dice «підступна», cioè vile e insidioso. Putin vuole che avvenga la destabilizzazione in Ucraina in modo che l'Ucraina non abbia un presidente legittimo, un supremo legittimo comandante in capo, e poi lui imporrà le sue condizioni, termini di pace. Perché lui formula la sua posizione nei confronti di Zelensky in questo modo? Perché capisce perfettamente che Zelensky non negozierà alle condizioni di Putin, non farà concessioni a Putin, e quindi formula la sua posizione: io negozierò sulla pace, ma prima voi dovete sostituire Zelensky con qualcun altro. Non dice con chi sostituire, come sostituire. La cosa più importante è che in realtà ha dimostrato Putin che i suoi piani di pace, tra virgolette, alle condizioni russe, non funzioneranno con Zelensky. Penso che la maggior parte degli ucraini hanno letto correttamente questo segnale. Se lo dice Putin, significa che in nessun caso serve seguire il consiglio e la ricetta di Putin. Inoltre non stiamo parlando di pace. Putin non si batte per la pace, e nonostante ciò, con riferimento a fonti anonime, nella cerchia di Putin, come sempre fonti anonime, l'agenzia Reuters ha diffuso l'informazione che fosse Putin a volere una tregua. Quale tregua vuole se sta bombardando le città pacifiche e le truppe russe stanno cercando di avanzare? Se avesse voluto una tregua avrebbe agito in modo completamente diverso. E un'altra cosa più importante, le altre fonti diplomatiche, le più serie, comprese tra quei paesi che sono in contatto con la Russia, dicono esattamente il contrario. E lo stesso Putin qualche tempo fa ha detto che tipo di pace lui vuole, sotto le condizioni di massima limitazione del numero e degli armamenti dell'esercito ucraino, rifiuto di adesione alla NATO e molto altro, incluso il riconoscimento di quei territori che la Russia ha occupato in Ucraina. Tutte queste condizioni sono inaccettabili per noi, quindi non stiamo parlando di una tregua. Questa è tutta un'esca, un inganno, una cortina di fumo per i politici occidentali e forse per persone ingenue in diversi paesi del mondo che diranno: Putin vuole la pace.
ma in realtà non vuole la pace. Vuole beccare la gente alla sua retorica sulla pace. Avvenino negoziati con lui e poi lui inizierà a imporre le sue condizioni, condizioni che sono inaccettabili per l'Ucraina. E perché lo fa proprio in questo momento? Putin ha intensificato queste azioni. Lui stesso se l'è lasciato scappare, anche in un incontro con Lukashenko, un vertice globale di pace. A metà di giugno deve svolgersi un vertice globale di pace e per Putin questo è come un bruciore di stomaco, come un mal di testa grave, gli tocca il fegato, perché questo rompe tutta la sua strategia di costringere l'Ucraina alla pace alle condizioni russe. E ora lui vede che l'Ucraina è sostenuta da un certo numero di paesi nel mondo, non solo dai paesi occidentali, e sono pronti a formulare un'opzione di compromesso, ma un'opzione che tenga conto della formula di pace del presidente Zelensky. Questo ovviamente rafforzerà la posizione dell'Ucraina nei futuri negoziati di pace e questo rompe l'intera strategia di Putin. Per questo motivo lui viene così furioso e sta cercando di rompere la situazione del vertice mondiale sulla pace con queste sue campagne, con questo suo pseudo retorica di pace e con le affermazioni sull'illegittimo Zelensky e così via. Tutto questo è un tentativo di minare le possibili conseguenze politiche del vertice globale sulla pace. La Costituzione ucraina stabilisce che le elezioni non possono tenersi durante il conflitto. Inoltre, secondo un sondaggio del gruppo Rating, 2/3 degli ucraini sono contrari alle elezioni presidenziali in questo periodo. Il ministro della giustizia ucraino, Denis Maluska, ha dichiarato che Zelensky non perderà la sua legittimità dopo il 21 maggio 2024 e che i suoi poteri resteranno in vigore fino all'elezione del prossimo presidente. Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina, ha risposto in un'intervista che le affermazioni del presidente illegittimo della Federazione Russa sulla legittimità del presidente ucraino sono, a suo dire, noiose e irrilevanti. Non c'è altro da aggiungere.